Salemi, i carabinieri indagano sull'omicidio di un agricoltore di 74 anni. Castellammare, incendio di vaste proporzioni ieri a Montenice, ingenti danni provocati dalle fiamme. Mazzara, elezioni 2014, possibile ricorso al TAR sul risultato del voto per il Consiglio Comunale. Mazzara, il comune alla ricerca di un dirigente esterno, ha pubblicato online l'avviso pubblico. Mazzara, festa della danza, sabato sera al Teatro Rivoli con la The Royal School of Dancing. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la prima della settimana. Apriamo con la cronaca. Omicidio a Salemi, la vittima è un agricoltore di 74 anni, particolari nel servizio. I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo e del nucleo investigativo di Trapani stanno indagando sulla morte di un agricoltore salemitano di 74 anni, rinvenuto cadavere ieri sera nell'orto di pertinenza della sua abitazione nelle campagne circostanti il comune di Salemi. La morte risalirebbe a qualche giorno addietro. Secondo quanto filtrato fino a questo momento si tratterebbe di un omicidio. Il 74enne non era sposato ed era incensurato. L'intervento dei militari dell'arma presso l'abitazione dell'uomo è scattato a seguito di una segnalazione da parte dei familiari del 74enne che da qualche giorno non avevano più sue notizie. La vittima sarebbe stata colpita con un corpo contundente alla testa. Inoltre, la maglietta e i pantaloni che indossava l'agricoltore sarebbero stati parzialmente bruciati. Tutta la notte scorsa i carabinieri hanno effettuato i rilievi scientifici del caso. Al momento non viene scartata alcuna ipotesi sul movente del delitto e le indagini vengono così portate avanti a 360 gradi. Il cadavere della vittima è stato trasportato questa mattina all'alba presso l'obitorio del cimitero comunale di Mazara del Vallo, dove presumibilmente verrà effettuata l'autopsia da parte del medico legale. Migliaia di clandestini soccorsi nelle ultime ore dalla Marina Militare nel canale di Sicilia su un barcone sono stati rinvenuti anche 30 morti. Un altro barcone con a bordo un centinaio di immigrati sta per arrivare al porto di Trapani. Incidente mortale ieri pomeriggio a Mazara a perdere la vita un 71enne mazarese caduto a terra dalla sua bicicletta dopo essere stato urtato da una motocicletta. L'incidente è avvenuto sul lungomare Mazzini, per la vittima è stato fatale l'impatto della testa con l'asfalto. Il 71enne è trasportato in un primo momento presso l'area di emergenza di via Livorno, è deceduto durante il trasporto in ambulanza presso un ospedale di Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che stanno cercando di verificare la dinamica dell'incidente. Ed un grave incidente, per fortuna senza vittime, si è verificato ieri mattina a Trefontane. I protagonisti sono state un'auto e una motocicletta. L'automobilista se l'è cavato con qualche escoriazione, mentre per il centauro è stato necessario il trasferimento a Palermo. Un nuovo sequestro di droga è stato effettuato nel canale di Sicilia dalla Guardia di Finanza e i particolari nel servizio. Ancora un maxi sequestro di droga da parte della Guardia di Finanza nel canale di Sicilia. A distanza di pochi giorni dall'operazione che ha portato al fermo di una nave con a bordo circa 40 tonnellate di hashish, un altro cargo è stato intercettato e fermato al largo di Pantelleria dai finanzieri. Questa volta il carico di hashish scovato dalle fiamme gialle è di circa 28 tonnellate. Il blitz è scattato nella notte tra ieri e sabato. La nave, Just Nora nel suo nome, è stata poi condotta nel porto di Trapani dove ha fatto il proprio ingresso ieri mattina. L'equipaggio, composto da 10 persone, è stato sottoposto a fermo. A insospettire la Guardia di Finanza sarebbe stata l'assenza di bandiera sull'imbarcazione, che è stata così costantemente monitorata e sorvegliata. Poi, a circa 50-60 miglia al largo di Pantelleria, i mezzi aeronavali della Guardia di Finanza sono intervenuti. Durante l'ispezione a bordo è stata così rinvenuta la droga. Successivamente è stato accertato che l'imbarcazione, lunga poco più di 70 metri, batteva bandiera del Togo, così come l'Aberdeen, cioè la nave sequestrata appena qualche giorno addietro. La complessa operazione internazionale è stata condotta da mezzi territoriali e speciali in collaborazione tra il Comando Generale delle Fiamme Gialle e il Centro Europeo Antidroga di Lisbona. L'operazione ha richiesto, così come avvenuto qualche giorno addietro con il fermo della Aberdeen, l'impiego di aerei
aerei dotati di sofisticate apparecchiature di rilevamento e delle unità navali d'altura della Guardia di Finanza che effettuano vigilanza aeronavale nel canale di Sardegna e nello stretto di Sicilia per il monitoraggio delle rotte commerciali, la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti verso le coste italiane e comunitarie. È terminato con due arresti, il tentativo di fuga dal centro di identificazione e espulsione di Contrada Milo a Trapani, messo in atto da alcuni extracomunitari ospiti della struttura. In manette sono finiti due stranieri che avrebbero aggredito due poliziotti e un militare. Il tentativo di fuga, l'ultimo di una lunga serie, è avvenuto sabato scorso. L'arresto dei due profughi avrebbe poi innescato la protesta di altri extracomunitari, protesta però sedata sul nascere. Un 24enne è stato arrestato sabato scorso dalla polizia di Marsala con l'accusa di spaccio di droga. Il servizio. Una persona è stata arrestata dalla polizia di Marsala sabato scorso con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Si tratta del 20enne incensurato Adel Brahim. L'arresto è scattato nell'ambito di alcuni controlli disposti dal questore di Trapani Carmine Esposito. Gli agenti del commissariato marsalese sabato mattina hanno controllato i movimenti del giovane che è stato bloccato e incontrato a Sasatti a bordo del proprio motorino. Durante la perquisizione, all'interno di uno zaino a tracolla è stato trovato 1 chilogrammo di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. I poliziotti hanno poi esteso il controllo ad una cantina sociale dismessa che sarebbe stata utilizzata dal 24enne per nascondere la droga. Dentro alcuni silos in cemento armato impatti è stato trovato più di 1 chilogrammo di marijuana, un bilancino di previsione, diversi involucri trasparenti, carta stagnola ed altro materiale per il confezionamento della droga. Brahim, su disposizione dell'autorità giudiziaria libetana, è stato sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo nella giornata di oggi. Non potrà dimorare a Mazara l'imprenditore 46enne Vito Signorello. Nei suoi confronti infatti il GIP di Marsala Annaliso Amato ha emesso la misura cautelare del divieto di dimora nell'ambito di un procedimento penale che vede Signorello accusato dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale pre post fallimentare. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari. Come si ricorderà, Signorello è il legale rappresentante della Oasi Mare SRL, società dichiarata fallita dal Tribunale di Marsala nel marzo 2012 e proprietaria del lussuoso hotel Visir. Un nuovo incendio si è verificato ieri nella zona di Castellammare del Golfo. Sentiamo. Nuova giornata infernale ieri in provincia di Trapani. Il caldo e lo scirocco e forse la complicità di qualche piromane hanno provocato un nuovo devastante incendio nella zona di Castellammare del Golfo. Le fiamme hanno avvolto per tutto il giorno Monte Inici, il cui lato ovest sarebbe andato praticamente distrutto. A complicare la situazione le forti raffiche di vento che hanno alimentato le fiamme giunte fin quasi alle abitazioni e nei pressi di alcuni locali che si trovano nella parte alta del comune castellammarese. Sul posto sono intervenuti numerose pattuglie dei vigili del fuoco e dei forestali che hanno avuto il loro bel da fare per cercare di arginare l'incendio. Operazioni diventate più complicate con il calare della sera. Anche la strada per Scopello, già colpita appena pochi giorni addietro, è stata nuovamente chiusa al traffico veicolare. Fino a quando è stato possibile nella zona hanno anche operato alcuni mezzi aerei poi rientrati alla base in serata. Un incendio è scoppiato ieri nuovamente a Pantelleria. L'incendio, probabilmente anche in questo caso di natura dolosa, è partito da Contrada Suachi e avrebbe danneggiato alcuni dammusi. E a proposito dell'incendio che ieri ha devastato Monte Inici a Castellammare, il presidio Piersanti Mattarella di Libera e l'associazione di volontariato Castello Libero esprimono solidarietà alle persone che hanno subito danni a causa degli incendi di questi giorni e profonda indignazione per l'ennesimo atto di devastazione del territorio. Il presidio e l'associazione inoltre chiedono al prefetto di Trapani Leopoldo Falco di farsi portavoce della richiesta
richieste di aiuto dei castellammaresi che chiedono maggiori risorse per garantire un'efficace azione di prevenzione e repressione di tali fatti. E alla Prefettura di Trapani si appellano anche i sindacati. Ancora una volta si legge in una nota congiunta dei segretari generali di Fly CGL, Fly CISL, Willa Will, rispettivamente Giacometta Giacalone, Massimo Santore e Tommaso Macaddino, siamo costretti a registrare una serie di incendi che nelle ultime ore stanno distruggendo vaste aree del territorio trapanese a causa del ritardo con cui la Regione ha dato il via alla campagna antincendio. Da qui l'appello al prefetto Leopoldo Falco affinché si faccia portavoce presso la Regione delle necessità di tutela del patrimonio boschivo di questo territorio. E parliamo adesso delle elezioni amministrative di Mazara del Vallo. Potrebbe esserci un ricorso al TAR per quanto riguarda il risultato del Consiglio Comunale, i particolari nel servizio. L'esito delle recenti elezioni amministrative tenutesi a Mazara del Vallo potrebbe presto finire al vaglio dei giudici del Tribunale Amministrativo Regionale. Ovviamente non l'esito relativo alla elezione del sindaco, bensì quello relativo alla elezione dei 30 nuovi consiglieri comunali che appena venerdì scorso hanno prestato giuramento nel corso della seduta inaugurale del nuovo quinquennio amministrativo. In pratica, alcuni candidati non eletti al Consiglio Comunale Mazzarese sarebbero pronti a depositare un ricorso al TAR contro la proclamazione degli eletti effettuata dalla Commissione Elettorale Centrale di Palazzo dei Carmelitani. La questione verterebbe tutta attorno all'assegnazione del cosiddetto premio di maggioranza al candidato sindaco risultato vincitore, in questo caso al primo cittadino Nicola Cristaldi, che a seguito della vittoria al ballottaggio contro Vito Torrente può contare in Consiglio Comunale su una solida maggioranza composta da 18 consiglieri. Ebbene, qualcuno non sarebbe convinto della regolarità di tale assegnazione del premio di maggioranza, tanto da preparare un ricorso che dovrebbe essere depositato a Palermo entro alcuni giorni. Sulla questione sarebbe stato anche chiesto un parere ad un noto avvocato palermitano, parere che avrebbe indotto questi candidati non eletti a rompere gli indugi e quindi a rivolgersi al TAR. I dubbi riguardano la nuova legge elettorale in vigore in Sicilia, cioè la legge 6 del 2011, che in tema di assegnazione del premio di maggioranza contiene disposizioni chiare per quanto riguarda il primo turno delle amministrative, ma lascia spazi interpretativi per quanto riguarda il turno di ballottaggio. Tanto che nel 2012 l'assessorato regionale per gli enti locali ha dovuto emettere una circolare esplicativa proprio sull'articolo della legge che riguarda l'assegnazione del premio di maggioranza. La questione ruota tutta attorno al mancato raggiungimento al primo turno del 40% dei voti validi da parte delle tre liste collegate al candidato Nicola Cristaldi. Secondo alcuni, il non raggiungimento di tale soglia non farebbe scattare il premio di maggioranza, anche se, va ricordato, la circolare esplicativa della Regione dice che il premio vada comunque assegnato al candidato sindaco vincitore. Un conflitto che in altre occasioni ha già provocato una serie di ricorsi al TAR, una storia insomma che potrebbe ripetersi anche a Mazara del Vallo e che, in caso di accoglimento del ricorso da parte dei giudici, potrebbe portare ad uno stravolgimento dell'attuale composizione del Consiglio Comunale Mazzarese. Sarà ancora Salvatore Inguil, referente di Libera in provincia di Trapani, per il prossimo triennio. Inguil è stato infatti rieletto per acclamazione come coordinatore provinciale dell'associazione durante l'assemblea che si è tenuta sabato a Valdelice, assemblea alla quale ha preso parte tra gli altri anche il presidente nazionale di Libera, Don Luigi Ciotti. Va bene la trasparenza nei pagamenti, ma tutto questo non si traduca in ulteriori costi per le aziende già debilitate da una crisi paurosa. Con queste parole il segretario provinciale della Confartigianato di Trapani, Francesco La Francesca, interviene oggi sull'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del cosiddetto POS per tutti i pagamenti eccedenti 30 euro. Un obbligo che per La Francesca rischia di trasformarsi in un
vero e proprio salasso per artigiani, commercianti e professionisti e in ogni caso Confartigianato ricorda che allo stato attuale all'obbligo non corrisponde alcuna sanzione. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Disagi nell'erogazione idrica nei quartieri di Mazzara 2 e Macare nelle traverse di Via Roma per i giorni di giovedì 3 e venerdì 4 luglio. Lo rende noto l'ufficio acquedotto del comune di Mazzara che ha comunicato che nei giorni interessati si provvederà ad effettuare dei lavori nelle vasche di accumulo delle acque nella centrale idrica di Manerba. L'erogazione idrica tornerà alla normalità nella tarda serata di venerdì. Adesso una notizia di trasporto. L'ENAC ha reso noto che sono stati ultimati all'aeroporto di Pantelleria i lavori per la pavimentazione del prolungamento dell'area di sicurezza per la prosecuzione della pavimentazione dell'attuale fine pista dello scalo. Le opere, ricordano, dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile hanno riguardato anche l'interramento della strada comunale limitrofa all'aeroporto. Il comune di Mazzara cerca un dirigente esterno. L'avviso è pubblicato sull'albo pretorio online del comune. Sentiamo. Dirigente comunale cercasi al comune di Mazzara del Vallo. Sull'albo pretorio online di Palazzo dei Carmelitani infatti è stato pubblicato un avviso per il conferimento dell'incarico a un esterno. Una selezione comparativa in pratica al termine della quale verrà individuata la persona alla quale verrà conferito l'incarico di responsabile del settore denominato gestione delle risorse, settore al quale fanno capo il servizio bilancio e programmazione, il servizio entrate e tributo, nonché la gestione del personale. Incarico a tempo determinato e che avrà durata fino alla fine del mandato del sindaco Nicola Cristaldi. L'avviso è stato pubblicato l'altro ieri. Per presentare la domanda di partecipazione alla selezione c'è tempo fino all'8 luglio. A scegliere il neo dirigente sarà il primo cittadino attraverso una comparazione dei curricula che verranno presentati dagli aspiranti dirigenti. Comparazione che terrà conto di alcuni criteri come la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, le attitudini dell'aspirante dirigente, nonché le sue capacità manageriali e professionali e infine la valutazione dei risultati ottenuti. Alla selezione, come si legge nell'avviso, non potranno però partecipare i dipendenti comunali cessati dal servizio per qualsiasi causa se non siano trascorsi almeno 3 anni dalla cessazione. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata. Aprirà i battenti questa sera presso la chiesa di San Vito a Mare a Mazzara del Vallo Libera Estate, la rassegna organizzata dall'ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. Ospite del primo appuntamento sarà a partire dalle 21 l'autore Gino Rigoldi che per l'occasione presenterà il suo libro Ricostruire la speranza. La rassegna proseguirà fino al 28 luglio. Si è svolto al Teatro Rivoli di Mazzara sabato sera il saggio della The Royal School of Dancing di Maria Elena Quinci. Ne seguiamo assieme qualche momento, mentre vi ricordo che l'intero saggio sarà trasmesso dalla nostra emittente domani sera con inizio alle 20:30. Thank you.
Siamo arrivati al termine del TG Vallo. Per la programmazione in onda sulla nostra emittente vi ricordo che a cominciare da questa sera alle 21:30 per ogni lunedì alla stessa ora riproporremo le telecronache dello scorso campionato delle partite del Mazara Calcio. Io invece do appuntamento al TG Vallo di domani. Grazie per averci seguito, arrivederci.